gioiello nel panorama dei tesori di Modica, così il soprintendente dottor Giovanni Di Stefano ha definito la chiesa rupestre scoperta in via Grimaldi a Modica, nel cuore del centro storico cittadino, proprio ai piedi della chiesa di San Pietro e della scalinata che conduce all'ex castello dei Conti. L'individuazione della chiesa, della quale non era rimasta più nessuna traccia nella memoria popolare, si deve allo studioso locale Duccio Belgiorno, il quale ne ha segnalato l'importanza al dottor Di Stefano, direttore della sezione archeologica di Ragusa della sovrintendenza. Nelle pareti della chiesa si stanno effettuando dei campioni di saggi e al di sotto di uno strato di intonaco moderno, stanno venendo alla luce svariati pannelli pittorici sovrapposti a più strati. Nello strato pittorico di epoca tardo-medievale, nella zona centrale della chiesa, sono venute alla luce la figura di San Pietro nell'atto di leggere il Vangelo. La fase B con parte muratura, la fase C, appunto questa chiesa di San Nicolò, di San Nicolò Superiore. Questo primo lavoro, ecco, questi primi accertamenti, sono stati poi subito seguiti dal lavoro in fondo più importante, cioè dire, da quello che maggiormente aveva attirato l'attenzione di Duccio per il giorno del corso dell'Ottocento, forse appunto si pensò di mascherare completamente questo luogo di culto, del quale appunto se ne era poco a poco persa quasi completamente la traccia, quasi completamente la memoria. Siamo in presenza veramente di un gioiello, di una galleria della pittura bizantina, tardo-bizantina, ma ahimè qui siamo anche in epoca più tarda, adeguata con maggiore competenza di beni artistici. Però, vero anche che stiamo già pensando da tempo di poter operare con delle luci a raggi infrarossi per capire le... Giovanni Iemolo, uno dei ragazzi, operatore culturale. Devo riportare tutte la varia collocazione, la tipografia, la data di pubblicazione in una scheda che è stata elaborata dal Centro Feliciano Rossitto, che poi a sua volta tutte queste dati verranno inserite nel computer e quindi poi si saprà più o meno in quantità quante copie di questo libro sono non solo nella biblioteca di Comiso ma anche in tutte le altre biblioteche della provincia. E Ginetta Brangeli. È un lavoro valido, mai fatto prima di oggi da nessuno, questa schedatura di questi libri, questo censimento. Poi ci troviamo molto bene qua in biblioteca, in quanto ci hanno accolto bene. Qui accanto c'è Emanuela Burafato, indaffaratissima, non la disturbiamo. Disturbiamo Emanuela Catalano. Che cosa stai facendo, scusa? Che testo è? Un testo, Uomini, campagne e chiese nelle due Raguse, di Giorgio Flaccavento. Pietro Folena, segretario regionale del Partito Comunista. Io penso che il comunismo non sia mai stato il paradiso, che in Cina gli studenti chiedono democrazia e libertà cantando l'Internazionale e sventolando le bandiere rosse. E noi stiamo dalla parte degli studenti contro chi vuole impedire la loro rivendicazione di libertà e di democrazia. Anche se le condizioni climatiche e logistiche non sono state delle migliori, vorrei... Questa maggioranza ha forzatamente indotto il vecchio presidente della quinta commissione a dimettersi.
d'accordo con le considerazioni critiche di Gramsci sulle patologie del sistema aggravate dalla pratica stalinista. Al tema odierno, dopo questo accenno che ho ritenuto doveroso e che ritengo condiviso dalla coscienza di ogni militante sincero nella lotta che ai vari livelli conduciamo, azione rinnovatrice nel futuro, i paesi ad alienarsi al modello, ad allearsi con l'integrazione hanno finito per sclerotizzare da una burocrazia ormai priva di slancio. Non vi è cosa più certa dell'incertezza. L'assessore Fede. Noi abbiamo un patrimonio notevole di animali. C'è un gran numero di fattrici, si parla nella provincia di Ragusa di circa di oltre 30.000 fattrici, si parla di 36.000 credo addirittura credo che siano. Di queste nel territorio di Modica ce ne sono circa 12.000. Ci troviamo all'interno della biblioteca dell'Istituto Professionale per il Commercio di Ragusa, uno dei tanti gruppi di lavoro della cooperativa Gulliver sta procedendo appunto al lavoro di catalogazione di questa biblioteca dell'Istituto Professionale. Con noi uno dei ragazzi, che lavoro avete fatto e cosa dovete fare ancora? Innanzitutto qua abbiamo già proceduto a quella lì che è la schedatura dei libri sul ragusano. In più stiamo facendo la sistemazione e la collocazione di libri nuovi e stiamo sistemando anche quello lì che è lo schedario, perché mancano moltissime schede su quelli che sono i libri esistenti in biblioteca. Le schede sono fatte per autore e allora va messo prima il nome e cognome dell'autore, la collocazione, il titolo, l'edizione, il luogo e data di pubblicazione, il formato, le pagine che contiene il libro e il numero di inventario e di ingresso di ogni libro esistente nella biblioteca. Si è orientati a fare un lavoro teatrale, perciò diciamo un saggio finale, chiamiamolo saggio ma in effetti è uno spettacolo vero e proprio, e penso che avverrà alla fine dell'anno scolastico prossimo, io penso verso maggio, e questo verrà preparato nel corso dell'anno e probabilmente diciamo il lavoro teatrale verrà preparato in collaborazione con due professionisti. Studieremo il modo come amplificare questo convegno, vedendo di pubblicare gli atti e di assumere tutte quelle iniziative che daranno corpo poi alla riflessione che sono venute fuori dal dibattito. Edoardo Sanguinetti, vincitore del premio anno 80. È la prima volta che vengo e anzi uno dei dispiaceri, diciamo, oltre alla mortificazione in questo ritardo, è essere arrivato di notte senza avere la visione di una città che so bellissima.